ciao, un saluto a tutti gli accordiani, sempre grazie per tutte le mail che mi mandate ogni giorno. Oggi volevo parlarvi del suono, mi arrivano spesso delle mail chiedendomi il suono sia per lo strumento sia per l'amplificazione. Io oramai è un anno che uso l'SR 150 Plus e lo uso in ogni situazione e poi d'estate generalmente parto e sto via 3 mesi e quindi ho bisogno di un oggetto che sia innanzitutto comodo da portare in giro. E l'SR ha questa borsa comodissima e soprattutto mi aiuta in tutte le situazioni in quanto ha un'uscita line out dove io con un semplice cavo microfonico posso entrare in qualsiasi impianto, quindi mi capita di suonare specialmente al mare, nelle piscine, discoteche o situazioni del genere. Io ho il suono di base sempre fatto con l'SR, che poi spiego perché mi piace rispetto ad altre cose, e quel suono lì identico lo riesco a trasmettere tramite questo cavo in qualsiasi tipo di impianto. E soprattutto questa è una questione mia, siccome io mi muovo sempre in camper ho bisogno di avere poche cose, quindi la mia chitarra e un impianto, anche perché l'SR ha la particolarità di avere il mixer on board, che è fondamentale anche perché posso usare il microfono e la chitarra e poi c'ha questi effetti Alesis veramente belli. Adesso passiamo a analizzare nel dettaglio il nostro SR James 150. Passiamo ad analizzare il suono che si riesce a ottenere con l'SR. Io ho sempre una regolazione flat di partenza, il suono, poi chiaramente il suono passa da un microfono che va nella telecamera, quindi è proprio per far capire in linea di massima come funziona. Le regolazioni sono molto fedeli, adesso tirerò fuori il mio suono, poi faccio un qualcosina e poi vi faccio vedere un'altra cosa, anche il microfono e altre cose. Il mio suono è sempre molto carico di bassi, schiarisco un po', qua sono quasi flat, c'ho un po' di enhancer, ma poco poco. Bello anche su... E poi anche col microfono che so... eccolo qua. E niente, io praticamente dicevo prima, con questo riesco a avere il suono sia sulla voce che sulla chitarra e riesco più o meno a fare, insomma, in base alle mie capacità, insomma, ecco, non so. Don't sound funny, but I just can't stand the pain. But I live in you tomorrow. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Secondo me risponde benissimo a tutte le esigenze che uno può avere. Poi chiaramente io sono chitarra e voce, però non solo, adesso vi mostrerò anche con altri strumenti come riesce a resistere alle mie percussività. Molti di voi usano le basi nelle loro serate e quindi sorge il dubbio se questa configurazione riesca a reggere anche le batterie, i bassi e tutto il resto. Io, come voi sapete, non uso basi, però oggi mi è venuta un'idea. Yeah.